Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplificate al pianoforte. Oggi siamo in compagnia di Maria Nicoletti. Ciao a tutti. Che ci aiuterà in una canzone molto nota in questo periodo, che è Fiore Bianco, tratta dalla serie su Elisa Craps. Per Elisa Craps. Sì. Ok, dopo la sigla. Canta, 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 cantare in libertà. Bene ragazzi, questa canzone si compone di quattro accordi all'inizio che sono Re minore, quindi questo è il Do, Re, Fa, La, forma Re minore, poi ci sarà il Sol minore, andiamo avanti, Sol, Si bemolle, Re, poi Fa maggiore, Fa, La, Do, ed infine La minore, La, Do. E l'introduzione fa così. Fa due giri. Si ferma sulla minore e poi comincia la strofa. Nella strofa ci sarà un nuovo accordo che è il Si bemolle. Quindi andiamo indietro dal Re, Do, Si bemolle, Re, Fa. E poi più avanti ci saranno altri due nuovi accordi, ma li vediamo dopo. La canzone inizia così. Tu, fiore bianco, sai la mia verità nascosto tra di qua ci saranno tre nuovi accordi, non due ma tre, che sono Do maggiore, che tutti conosciamo, Do, Mi, Sol. Poi avremo Re maggiore, che prima era minore ma diventa maggiore con il Fa diesis. E avremo anche il Mi bemolle, quindi Mi, Sol, Si bemolle, Mi bemolle, Sol, Si bemolle, che lo prenderemo più indietro, però insomma vi ricordo che l'altezza la potete scegliere se volete un suono più chiaro o più scuro, quello dipende un po' anche da come è il vostro gusto musicale. Quindi tutto il mio amore ora è polvere. Sospeso il Re, poi mette Sol minore e poi si ripete da capo. Se un giorno sentirai quel che sento io, di nuovo noi saremo insieme. Oltre il nostro
giorno il freddo che congela la città, tutti i nostri sogni sospesi senza età, volati via nel tempo tra foglie e cenere, ancora 100 scale prima di rinascere, prima di rinascere. Con il sol minore. Bene, come abbiamo visto, anche questo era un brano abbastanza semplice da suonare al pianoforte. Io ringrazio come sempre Maria, grazie a te, che ogni tanto viene a darci una mano in questo canale, e vi ricordo di iscrivervi su questo canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanella, così ogni qualvolta esce un video nuovo vi arrivi una notifica e potete guardare subito il video. Inoltre, se voleste accompagnarvi anche utilizzando la mano sinistra, c'è un video che ho realizzato che spiega come poterlo fare, quindi vi lascerò in descrizione il link per guardare anche quella puntata. Ok? Ciao ragazzi, a presto! Ciao!